Abbiamo organizzato questa giornata sui cambiamenti climatici perché è uno dei temi più urgenti che si trova ad affrontare proprio l'umanità in questo secolo. Le evidenze del cambiamento climatico sono ormai sotto i nostri occhi e ci sono sempre più dati che dimostrano che questi cambiamenti sono per gran parte attribuibili alle attività umane che dalla rivoluzione industriale ad oggi stanno immettendo diverse sostanze come l'anidride carbonica, altri gas serra, particolato atmosferico che modificano, alterano quelli che sono gli equilibri radiativi e termici dell'atmosfera e con questo innescano una serie di conseguenze a livello di ciclo dell'acqua, utilizzo del suolo e anche qualità dell'aria. Questo quindi è un argomento molto importante e abbiamo dedicato questa giornata soprattutto ai ragazzi delle scuole perché c'è bisogno di una continua informazione sull'argomento in quanto saranno loro le generazioni che probabilmente subiranno le maggiori conseguenze e che si troveranno ad affrontare quindi anche diciamo, la mitigazione e l'adattamento a questi cambiamenti. Oggi quindi esploreremo dalla scala globale a quella locale quello che è lo stato dell'arte sulla nostra conoscenza sui cambiamenti climatici. Quindi partiremo dalle evidenze a scala globale, ovvero quindi cambiamenti a scala planetaria, ad esempio del cambiamento della tendenza della temperatura superficiale negli ultimi due secoli, come questa può essere spiegata in base a fattori sia naturali che antropogenici. Dopodiché una serie di studiosi sia della nostra università che di altre università e altri istituti ci faranno vedere alcuni esempi di come questo si può vedere anche a livello locale, ad esempio con la popolazione di insetti oppure con le dinamiche locali ed eventi e tutto questo quindi va a contribuire a un dibattito informato sui cambiamenti climatici che è assolutamente necessario e urgente. Convegno odierno, oltre diciamo, alle conoscenze di carattere generale diciamo, ricavate dalla letteratura mondiale sull'argomento, avremo anche una piccola panoramica su quelle che sono le attività svolte dentro la nostra università, in particolare dai gruppi di fisica dell'atmosfera facenti capo al Dipartimento di Scienze Fisiche e Chimiche e al Centro di Eccellenza CETEMS. Questo gruppo diciamo, contribuisce in maniera abbastanza a largo spettro sull'argomento. Ci sono sia studi appunto, fatti con modelli di circolazione generale accoppiati con la chimica atmosferica che quindi permettono studi su scala globale ad esempio dell'effetto degli aerosol, dell'effetto della deposizione per esempio della fuliggine sui ghiacci antartici oppure dell'emissione di solfati in stratosfera oppure sul buco dell'ozono e poi modelli anche più a scala locale per studiare quindi come i cambiamenti climatici possono impattare i livelli di qualità dell'aria che respiriamo vicino al terreno e poi tutta una serie di reti osservative sia in loco sia con palloni sia con strumenti di telerilevamento che permettono di caratterizzare l'atmosfera in maniera molto dettagliata per studiare questo tipo di fenomeni.